Ma oggi vi parlo di una cosa che ho scoperto che è molto curiosa. Senza darvi anticipazioni, partiamo con le immagini. Ed eccoci amici in via del Podere Rosa. Come vediamo subito c'è un cassonetto ribaltato con due ruote rotte. Attenzione perché fra poco scopriremo perché sti cassonetti sono ribaltati. E ovviamente le persone, avendo il cassonetto ribaltato, non è l'unico, adesso più avanti ne vediamo un altro, butta la spazzatura nell'unico cassonetto rimasto, che ovviamente straborda e non riesce a contenere tutta la spazzatura. Come vedete qui c'è un altro cassonetto, sempre ribaltato, con una ruota rotta. E adesso incontriamo una signora che forse ci spiega come mai questi cassonetti sono ribaltati. Siamo qua in compagnia della signora Rita, che è un abitante del quartiere, siamo... Via del Podere Rosa e ci 112. vuole raccontare un'esperienza. L'esperienza? Sì, lo faccio perché un ragazzo con una macchina sportiva nera è venuto a ribaltare il secchione per rompere le ruote. E ha ribaltato il secchione e mi ha detto di farmi i miei cosiddetti Cioè, praticamente GTR. lei stava andando a buttare la Sì, spazzatura la mia spazzatura. e ha visto questa macchina che si è fermata Si di è corsa. fermata e pensavo che lui buttasse la spazzatura, invece ha ribaltato il secchione. Io gli ho detto che cosa stai facendo e lui mi ha detto di farmi i miei Insomma, l'ha risposto GZOZZ, poco un poco gentilmente, vedete. ma... E ha sgommato e poi mi ha dato della STR perché non mi sono fatta gli affari miei. Poi ovviamente in quel momento non passava nessuno, ovviamente questo ha sgommato e se n'è andato. E io ovviamente mi sono trovata con il secchione ribaltato, la mondezza Di per terra, fuori, ecco. due ragazzetti che sono passati nella strada mi hanno aiutato a girare il secchione, ma tutta la mondezza me la sono dovuta raccogliere da sola, perché poi qui nel quartiere Non passa mai non nessuno. passa mai Ma lei l'ha mai nessuno. visto uno spazzino da queste parti? Sì, qualche zolta. Ma proprio rare volte, Rarissimamente. ma che proprio nessuno raccoglie la La spazzatura. spazzatura. Quindi non vengono regolarmente a No, raccoglierla, non la raccolgono, assolutamente. no. Ma allora questi due bidoni che sono qui abbiamo visto adesso, li ha ribaltati qualcuno? Quindi No, questo non signore si sa. non Questo non sono si questi, sa. sono altri quelli di cui parla allora. Io parlo di quello che ho visto Più ribaltato, sopra che questo sono. non lo so. Ok, quindi parla di quelli di altri che noi non abbiamo ripreso. Io Allora parlo di andiamo quello che ho visto che sta ribaltato io. sopra? Questo di Adesso fronte andiamo a sì. vedere quello, allora, va benissimo. Però io l'ho rigirato io. Però Ma questo lei qui, adesso... se l'hanno ribaltato, non lo so. Però lo dico Va e me lo bene. confermo e ci metto la mano sul fuoco. E questi qua sono i secchioni di cui ci ha parlato appena adesso la signora che abbiamo intervistato. E questi però adesso sono stati rimessi in piedi, probabilmente l'ha fatto, come ha detto la signora, con l'aiuto di due ragazzi che passavano in quel momento, ok? Mentre quelli che abbiamo visto prima sono questi. Sono ancora praticamente due bidoni rotti e ribaltati e sono qui da mesi. Avete sentito cosa ci ha raccontato la signora Rita? Ecco, questo è quello che accade. Quindi siamo di fronte a un ribaltatore mascherato che se ne va in giro a ribaltare i cassonetti. Ma c'è una frase in particolare della signora Rita che dice solo all'inizio e poi non ripete, sulla quale vale la pena soffermarsi. Riascoltiamola un attimo. Un ragazzo con una macchina sportiva nera è venuto a ribaltare il secchione per rompere le ruote. Insomma, la signora Rita dice che questa persona ha ribaltato il cassonetto per rompere le ruote. E come abbiamo visto, in via del Podere Rosa ci sono diversi cassonetti con le ruote rotte. Certo, sarebbe curioso capire perché questo personaggio, questo ribaltatore seriale di cassonetti, se ne va in giro a fare quello che fa. Allora, viene da pensare che o è un pazzo psicopatico, oppure è una persona che è pagata per fare questo, oppure ha degli interessi per farlo. E sarebbe anche carino se magari le forze dell'ordine aprissero un secondo gli occhi, no? Quando passano da Via del Podere Rosa e si facessero due domande e che magari qualcheduno controllasse queste cose, perché non è possibile che una signora anziana si deve prendere la responsabilità di andare a litigare con un brutto ceffo quando esce di casa per andare a buttare la spazzatura ed essere presa anche a male parole, perché evviva le persone come la signora Rita, che sono persone civili, che buttano la spazzatura come si deve, che addirittura si è messa a raccogliere la spazzatura, che non ha avuto nessun timore di raccontare quello che le è successo davanti alle telecamere. Ma
Questo noi non possiamo fare affidamento sul singolo cittadino. Dove sono le istituzioni? Dove sono le forze dell'ordine? Cosa fanno quelli dell'AMA? Perché nessuno interviene? E oltretutto, questo secondo me sarebbe un caso su cui aprire un'indagine e capire chi è questa persona e perché fa quello che fa. E infine una considerazione. Ma è possibile che queste persone si becchino sempre una persona anziana, ma non gli capita mai una volta che beccano un giovane un poco i 5 minuti che ribalta loro con la macchina e tutto quanto? Perché sarebbe anche il caso che queste persone non se ne andassero in giro felici e contente, pensando di poter fare quello che vogliono alla luce del giorno, perché intanto gli italiani si girano dall'altra parte e se ne stanno zitti. Ecco. E purtroppo invece questo è lo stato di cose. Comunque, senza fare altri commenti, io mi auguro che qualcuno intervenga al più presto. E adesso vi faccio vedere le riprese che ho fatto qualche giorno dopo, sempre in via del Podere Rosa. E con queste riprese vi saluto perché ho la febbre e non ce la faccio più. Un saluto dal vostro Matteo Di Micheli e ci vediamo al prossimo servizio. Il 23 giugno sono ritornato in via del Podere Rosa per vedere la situazione e come vedete non è proprio carina, un cassonetto con la ruota rotta buttato lì, spazzatura fuori dovunque, un altro cassonetto con le ruote rotte ed un altro cassonetto ribaltato. Io mi domando perché quelli dell'AMA non fanno niente e lasciano la situazione così da mesi? E quando passano i vigili urbani e vedono questa schifezza, cosa fanno? Si girano dall'altra parte?